ragazzi, buona domenica. Oggi facciamo gli onigiri. Per chi si stesse chiedendo che cosa sono quelle polpette di riso tipiche giapponesi che vediamo spesso nei cartoni animati e via discorrendo. Allora, gli onigiri sono un piatto piuttosto non povero, ma contrariamente a quello che si può immaginare, piuttosto giornaliero, e corrispondono un po' al fast food americano. Perché fast food? Perché appunto sono queste polpettine di riso che sono l'ideale da essere consumati all'esterno, che so, quando si va al lavoro o quando si è a scuola, proprio perché sono pratiche, si mangiano con le mani, è un classico cibo da picnic, chiamiamolo così. Oggi vediamo come si realizza. È molto facile la realizzazione, gli ingredienti sono facilmente reperibili. Ragazzi, basta parlare, vediamo subito gli ingredienti e dopo iniziamo a preparare. Ciao! E allora ragazzi, per prima cosa avremo bisogno del nostro riso. Eccolo qui. Tutta la procedura per cuocere e preparare questo riso l'ho già fatta in una mia vecchia ricetta, ovvero riso bianco giapponese. Ovviamente vi metto il link della mia ricetta in sovraimpressione. Ragazzi, non pensate di farlo con altra tipologia di preparazione e di riso se non quelli indicati appunto in questa ricetta indicata qua nel video, perché se non utilizzate questa preparazione particolare del riso sarà impossibile fare i famosi onigiri, perché abbiamo bisogno di un riso glutinoso, appiccicoso, perché se i chicchi di riso non si attaccano bene l'uno all'altro, fare questa preparazione è impossibile. Quindi guardate il video che vi metto in sovraimpressione e seguite tutte le procedure. Quindi avremo bisogno più o meno non darò delle dosi precise, perché possiamo benissimo regolarci ad occhio secondo più o meno le quantità di onigiri che vogliamo fare. Quindi riso bianco giapponese già cotto, abbiamo bisogno di zucchero e aceto di riso, sostituibile con aceto di mele. Ragazzi, io ho deciso di condire il mio riso con questi due ingredienti. Ragazzi, nessuno vi vieta di aggiungere altri ingredienti, altre spezie o addirittura di mangiare i vostri onigiri senza nessun tipo di condimento. Io ho deciso di condirli un pochino con aceto e zucchero. Ovviamente il sale già era contenuto nel riso. Dopodiché io preparerò degli onigiri con due tipi differenti di ripieno. Uno lo farò al salmone, quindi qua ho un trancio di salmone fresco, dopodiché dei semi di sesamo già tostati. Io questi già li ho tostati, ma se volete vedere come si fa, è facilissimo da fare, vi linko un'altra ricetta dove proprio mostro come tostare i semi di sesamo. L'ho fatto nella ricetta carote caramellate, quindi se non avete idea di come è facilissimo, ma se non avete idea di come tostare i semi di sesamo, guardate quel video, perché là mostro appunto come tostare i semi di sesamo. Dopodiché un pezzettino di un pezzettino di zenzero, una scatoletta di tonno, una cucchiaiata abbondante di maionese, ovviamente delle alghe nori. Le alghe nori sono le alghe comuni che si utilizzano per fare il sushi, della vodka, della salsa di soia e
dell'olio di sesamo. Infine vi dico gli strumenti di cui avrete a disposizione, di cui vi consiglio di utilizzare, perché così vi renderò la vita un po' più facile, ovvero una coppetta come questa nella fattispecie è una coppetta cinese, giapponese, ma ovviamente non è obbligatorio averla, potete anche utilizzare una coppa per una ciotola per il latte, va benissimo ugualmente, e dopodiché della pellicola trasparente. Solitamente in Giappone esistono degli stampi appositi per facilitare appunto la preparazione degli onigiri, io non ce l'ho, anzi se qualcuno me lo vuole regalare che ben venga, ovviamente scherzo, quindi comunque io, noi come sapete, io in cucina mi arrangio con quello che ho, quindi farò il mio stampo con pellicola trasparente e coppetta. Ragazzi, ho parlato tantissimo, iniziamo subito a preparare. Ok ragazzi, iniziamo subito a realizzare il condimento per il nostro riso bianco. Dunque, anche per il condimento non do delle dosi precise, perché potete regolarvi più o meno ad occhio e più o meno secondo i vostri gusti. Io per 250 grammi di riso li condirò con 2 cucchiai abbondanti, 2 quasi 3 di aceto di riso, ripeto, sostituibile con l'aceto di mele, e un cucchiaio scarso di zucchero. Adesso io mi sposto ai fornelli e lascio sciogliere lo zucchero. Appena lo zucchero sarà completamente disciolto nell'aceto, la nostra salsina sarà pronta per condire il nostro riso per sushi. Ragazzi, non vi faccio vedere questo passaggio al fornello perché è veramente intuitivo. Appena vedo che lo zucchero è sciolto, la mia salsina è pronta. Ci vediamo a salsina finita. Ok ragazzi, il mio riso è qui, bello pronto, la mia salsina è bella pronta, apriamo la pentola, ecco qui il mio riso cotto con la ricetta, appunto, in cui vi ho linkato la ricetta apposita per farlo. A questo punto prendiamo la salsina e la distribuiamo in tutto il riso. Ripeto, la salsina a me non piace che si senta moltissimo il gusto agrodolce, quindi ne ho messo proprio un goccino di questa salsa. Ecco qua, come vedete, non so se si riesce a vedere, il riso è proprio appiccicoso, guardate, l'ho proprio messo al contrario nel cucchiaio di legno e come vedete i chicchi rimangono ben attaccati alla paletta di legno che sto utilizzando per mescolare. Ok ragazzi, fatto questo, possiamo lasciare il riso raffreddare, anzi è necessario che il riso sia freddo perché se è caldo non possiamo maneggiarlo. Ripeto, guardate com'è appiccicoso questo riso, va benissimo così, e se non fosse così non potremmo mai realizzare i nostri onigiri. Ragazzi, iniziamo a preparare gli ingredienti. Ok ragazzi, iniziamo a cuocere il nostro salmone. Quindi abbiamo la nostra fettina di salmone che ha bisogno di essere salata leggermente, sia da una parte che dall'altra. Ecco qua, va più che bene così. Dopodiché prendiamo la nostra vodka e aromatizziamolo con
un cucchiaio di vodka. Ragazzi, ovviamente, per chi avesse la fortuna di avere il sake a casa, lo può aromatizzare col sake. Ovviamente io non ho il sake, ma lo sostituisco con la vodka, che vi dico in tutta confidenza sono più o meno la stessa cosa e lo stesso gusto, quindi la vodka va più che bene. Ok ragazzi, fatto questo, siamo pronti per piastrare il nostro salmone. Ok ragazzi, ho riscaldato una padella antiaderente e ben calda, prendiamo il nostro salmone e lo mettiamo nella nostra padella. Ragazzi, c'è veramente poco da vedere. Quando sarà ben dorato da una parte e dall'altra, bisogna semplicemente scenderlo, dopodiché una volta che l'avrò tolto dal fuoco toglierò la pelle, toglierò le eventuali lische e lo farò a pezzettini piccolini. Anche per la cottura, ragazzi, vi potete più o meno regolare secondo i vostri gusti, potete farlo più o meno cotto o addirittura utilizzarlo crudo, un po' come se fosse del sashimi, del sushi. Io sinceramente lo preferisco leggermente cotto. Ci vediamo a salmone finito, a dopo. Ok ragazzi, ho finito di piastrare il mio salmone, scusate, non mi veniva la parola. Ok, incominciamo a condirlo. Ovviamente anche i condimenti sono estremamente personali e soggettivi. Mettete, aromatizzate il vostro salmone come preferite. Quello che vi do io in questo momento è un'idea, ma poi voi liberi di fare come meglio credete. Quindi io metto un po' di zenzero grattugiato, un po' molto, perché a me, come sapete, io adoro i gusti un po' piccanti. Ecco qua, ne avrò messo circa un centimetro di radice, mi sono pure graffiato, è meraviglioso. Quindi ho messo lo zenzero, mettiamo un goccino, ma proprio un goccio di salsa di soia, va benissimo così. Ripeto, non mi va di esagerare con la salsa di soia, voglio sentire il gusto deciso del mio salmone, e un goccino di olio di sesamo. Ok, va benissimo così. Dopodiché mescolo e aromatizzo il mio salmone. Questo sarà uno dei due ripieni. Vado a fare l'altro mio ripieno. Ok ragazzi, vado a preparare l'altro ripieno. Quindi qua c'è un cucchiaio di maionese. Di nuovo grattugio un po' di zenzero, stavolta spero di non farmi male, ma ho i miei dubbi. Ok. Va benissimo così. Aggiungo il mio tonno sott'olio. Qua. Mescolo e questo non è altro che l'altro mio ripieno. È stato semplicissimo da realizzare. Bene ragazzi, arriviamo al clou della ricetta, ovvero fare e formare i veri e propri onigiri. Ci vediamo dopo. Ok ragazzi, iniziamo a fare gli onigiri. Ho preso la ciotolina di cui vi avevo parlato all'inizio e ho foderato l'interno di questa ciotolina con la nostra pellicola trasparente. La ciotola avrà due funzioni, ovvero quello di incominciare a dare la forma rotonda al nostro onigiri, e quella di fare da, si chiamiamo così, da misuratore, cioè a fare tutti onigiri uguali e precisi l'uno all'altro.
Come vedete, poco fa mi sono grattugiato pure un pezzo di dito. E vabbè, pazienza. E va bene, in ogni caso, iniziamo a mettere il nostro riso, quello che abbiamo preparato in precedenza. Ecco qua. Ok, facciamo una conchetta al centro, mettiamo il nostro ripieno preferito. Ok, io inizio a mettere il salmone, eccolo qui, mettiamone più, meno, insomma, questo di qua va a gusto personale. Ok, va bene così. Mettiamo un altro po' di riso proprio a ricoprire il nostro salmone. Ok, mettiamo ancora un pochino. E allora, come vedete, scusate, ho mangiato un chicchino di riso. Come vedete, questo di qua mi aiuta a dare il livello. Facendoli con questa coppetta farò tutti, ogni giri, uguali l'uno all'altro. Prendo la pellicola trasparente e incomincio a pressare il mio riso. Vedete, io non sto toccando il riso, quindi non è una cosa, diciamo, che vi sporca le mani. Voi sapete che io detesto sporcarmi le mani quando cucino. Ok. E allora, ragazzi, date la forma che preferite. E allora, io voglio dare la forma un po' arrotondata, ma ci sono anche gli onigiri che hanno la forma triangolare. Purtroppo per dare la forma triangolare ci vorrebbe lo stampino. Io lo stampino non ce l'ho, quindi farò i classici onigiri, diciamo, rotondi. Ok. E adesso vado a prendere la mia alga nori, i miei semi di sesamo, e continuo a realizzare il mio onigiri. A dopo. Ok, ragazzi, ho staccato con la telecamera perché avevo bisogno di avere le mani umide, perché adesso che ho le mani umide posso toccare senza problemi il mio onigiri. Ok, ho tagliato con le forbici una strisciolina di alga nori, ecco qua. Ok, diamogli questa forma. Prendo i miei semi di sesamo, li distribuisco sopra il mio onigiri. Ed ecco qua, il mio onigiri è pronto. Scusate, mi lavo un secondo le mani. Allora, ragazzi, voi siete ovviamente liberi di dare tutte le forme che volete. Io ho fatto un bel onigiri grande, gigantesco. L'alga nori aiuterà appunto il vostro commensale a non toccare il riso, a poterlo mangiare con le mani, perché come vedete, guardate, io lo riesco a maneggiare tranquillamente, a poterlo mangiare con le mani, e nello stesso tempo è carino questo contrasto di colori tra il bianco e il nero dell'alga nori. Allora, ragazzi, io continuo a fare tutti gli altri miei onigiri. Ci vediamo fra qualche secondo per la presentazione del piatto. A dopo. Ok, ragazzi, finalmente i nostri onigiri sono pronti. Allora, dunque, questo è quello che ho fatto io all'inizio. Questo è stato il più facile da realizzare perché, come ho già detto, ho preso come stampino la coppetta che avevo. E poi invece Antonio ha realizzato questi due, che hanno, diciamo, la forma un po' più classica dell'onigiri. Il criterio è lo stesso, cioè ha iniziato a
a dare appunto la forma tonda con la coppetta, dopodiché ha preso la l'onigiri e l'ha incominciato a dare forma con le mani. Ovviamente la forma l'ha dato ancora quando l'onigiri era inglobato nella pellicola trasparente. Infine ho fatto questa specie di panda che sembra più una zucca di Halloween, sempre questo invece l'ho fatto io, ho fatto la polpettina diciamo di riso un po' più piccola e poi con l'aiuto sempre delle forbici ho fatto gli occhietti, il nasino, la bocca e le orecchie. Poi se pensate che questo sia sake, non è vero, è della volgarissima acqua, ma siccome mia sorella mi ha regalato questo servizietto da sake, ho detto vabbè dai, lo faccio vedere, faccio finta che, quindi facciamo finta che qua dentro ci sia del sake. Ragazzi, io spero che questa ricetta vi piaccia, che vi sia utile. Ovviamente potete prendere spunto per poi mettere dentro qualsiasi tipo di ingrediente voi preferiate. Non so se dalla telecamera si sente la sirena della polizia, ma ripeto, non abito nella giungla, abito in città. Quindi prendete spunto diciamo sulla realizzazione della forma, poi mettete dentro tutti gli ingredienti che voi volete, che so, le verdure, volendo anche la carne già cotta. Io oggi ho fatto questa versione con il pesce. Ragazzi, vi ho detto tutto, ho parlato anche troppo, sono sicuro che questo video sarà durato più di quanto avrei voluto, perché io mi dilungo sempre a parlare. Ciao e alla prossima video ricetta. Freddy, saluta! No, non vuole salutare. Freddolino, ciao Freddy! Ciao! Freddy?